col nome? Alessio. E la tua età? 29, diciamo. Il tuo orientamento sessuale? Omosessuale. E che cosa ne pensi dell'omofobia? L'omofobia è basata su ignoranza, su pregiudizio, su concetti sbagliati e probabilmente anche sull'omosessualità latente. Perché io credo che un eterosessuale non debba avere pure dell'omosessualità altrui, non gli dovrebbe neanche portare alcunché. Invece si fanno tutta una serie di cortocircuiti mentali per cui quello omosessuale sicuramente pensa di mettermelo dietro, cioè, oppure quello mi può contagiare l'omosessualità. Aiuto, non è possibile che qualcuno possa vedere una coppia gay insieme perché magari i miei figli diventano gay come loro o altre stupidaggini. Quindi qualcosa di molto complesso. E come pensi si possa combattere questa complessità? Non lo so, perché in realtà per quanto si possa fare campagne di informazione, dire come stanno veramente le cose, la gente ha quelle idee, ce le ha più o meno da quando è piccola, perché gliel'hanno inculcate da bambini, i genitori, la chiesa, la scuola anche, perché nella scuola non si fa educazione sessuale, cioè non se ne fa proprio, e quando se ne fa si fa finta che non ci siano tre orientamenti sessuali, che ce ne sia solo uno, l'eterosessualità, e basta. E anche su questo, bene o male, non si spiega ancora un po' neppure funziona, cioè non si fa, cioè proprio si lascia alla scoperta individuale delle persone che, non lo so, a 15 anni scoprono di avere delle pulsioni. Molti si devono adeguare a quello che viene considerato la regola. Quindi magari si fanno la fidanzata, ragazzi che sono omosessuali si fanno la fidanzata, quindi la prendono in giro. Una cosa che io ho voluto evitare, l'ho scoperta a 18 anni, quindi un pochino più tardi della media, però assolutamente molti mi hanno detto, perché non provi a stare con una ragazza? A me sembra una stupidaggine, un po' come dire, provate un paio di scarpe e vedi se ti piacciono. Appunto, cioè, infatti ho detto, ma scusa, tu, cioè, se ti devi venire, prova a stare con... Un consiglio che vorresti dare ai giovani omosessuali che non si sono ancora dichiarati e che soffrono per questo e vorrebbero farlo per sentirsi un po' più liberi, cosa consiglieresti? Dipende dai casi, ovviamente non posso dire a tutti di fare coming out perché magari provengono da famiglie che potrebbero anche reagire, quindi dovrebbero farlo da una posizione di forza, prima dovrebbero diventare economicamente dipendenti, cosa che in questo paese molto difficile. Comunque dovrebbero farlo, cioè dovrebbero innanzitutto essere forti loro stessi, quindi crearsi una relazione. Comunque. Poi prima di dichiararsi in casa dovrebbero dichiararsi a se stessi, quindi è inutile che dicono forse sono omosessuale, però poi in un certo periodo per la strada fanno finta di non esserlo, oppure non lo so, loro sono i primi che dicono cose omofobe. Esatto, ok. Cosa no, c'era un'altra cosa per sentire. È che perché più fra... Tu hai detto che per riuscire a dichiararsi uno dovrebbe essere un po' forte, cercare di, insomma, farsi una vita propria per poi poter affrontare una cosa che magari... Ci sono varie forme di omofobia, cioè quella è violenta, è tipo ti fanno fuori di casa, oppure sì, ti ammazzo. Cioè quella è reticente, del tipo, guarda, a me non me ne frega niente, tu sei gay, però non parlarmi. Esatto. Quindi io potrei anche avere una relazione e poi magari porto a casa l'uomo o insomma il mio compagno e fanno finta che non, infatti non lo so, io una relazione vera e propria non l'ho ancora avuta, però se dovessi averla non so cosa succederebbe a casa mia. Perché l'hanno silenziato, in realtà no. Per noi hanno detto, ci sono molti casi comunque. Vabbè, niente, un saluto alla pagina di Emgini Problems che ciao. Insomma, ho organizzato questo raduno, questo evento. Si dovrebbe fare tutti i giorni. Io dico sempre che Gay Pride, cioè non è solo il 28 giugno, ma è tutti i giorni. Giusto. Grazie.